E siamo a Somma Lombarda all'apertura della campagna elettorale per il sindaco di Somma. Abbiamo con noi due portavoci alla Camera dei Deputati. Cominciamo dal primo, che è De Rosa. Sì, Massimo De Rosa, vicepresidente Commissione Ambiente per il Movimento 5 Stelle. Siamo qui a supporto del candidato sindaco Gavina Piredda, che qui a Somma Lombarda vuol portare all'interno del comune trasparenza, onestà e partecipazione. Fondamentale far sapere che le nostre liste sono di ragazzi incensurati e che vogliono portare più trasparenza e più partecipazione, quindi decisione dei cittadini all'interno delle istituzioni. L'altro portavoce è Busti, sempre della Camera dei Deputati. Sì, io sono Mirko Busto, sono in Commissione Ambiente col collega Massimo De Rosa e niente, noi siamo entrati nelle istituzioni ormai da due anni e mezzo e stiamo dimostrando che cosa possono fare dei cittadini normali, dei cittadini comuni all'interno delle istituzioni. Possono fare quello che è mancato in questo paese negli scorsi 30 anni, una vera opposizione, possono lavorare in maniera onesta e trasparente come non è mai successo nel Parlamento italiano. Voi in provincia di Varese avete tre candidati a Sammarate, Somma Lombardo e Saronno. Quale discorso porteranno avanti i vostri candidati nell'eventualità fossero eletti e comunque come intenderanno interagire una volta entrati nei consigli comunali? Come dicevo, maggiore trasparenza per i cittadini, quindi l'accesso agli atti, alle decisioni, la partecipazione a parte del bilancio, quindi il bilancio partecipativo, si danno delle somme, dei soldi dei cittadini in mano ai cittadini per poter decidere cosa vogliono fare, quali sono le priorità e quindi coinvolgerli di più nelle scelte della vita della città. L'altra cosa importantissima che vogliamo fare è comunque portare l'onestà all'interno delle istituzioni, quindi trasparenza negli appalti, nell'assegnazione di qualunque lavoro pubblico che possa interessare il comune. Progetti e desideri per i vostri tre candidati in provincia di Varese? Beh, loro hanno il programma che è depositato, il programma sono le azioni che questi cittadini ritengono che siano più importanti da portare avanti all'interno di questo comune, perché il punto è che la politica deve ritornare a partire dal basso e le comunità locali hanno bisogno di cominciare di nuovo a attivarsi per prendersi cura di quello che hanno attorno, offrendo delle soluzioni. Noi in Parlamento abbiamo portato avanti molte battaglie che speriamo che vengano e confidiamo che verranno riportate avanti anche sul territorio, come quella sulla tutela del consumo di suolo, per esempio, visto che comunque in questa zona quello che si chiama sprawl urbano, cioè il crescere della città che mangia territorio soprattutto agricolo, è andato avanti moltissimo. Io che sono nato qui, sono nato a Somma Lombardo, anche se non ci ho mai abitato, ho tanti parenti qua, insomma, ho visto nel mio piccolo la trasformazione della città negli anni e l'ho vista crescere tanto, anche se l'ho vista, diciamo, appunto avendo la vista a tappe molto allontanate, molto lontane, ho visto una crescita esponenziale. Quindi sicuramente va tutelata la risorsa suolo, soprattutto in questo momento storico in cui l'Italia continua a perdere sovranità alimentare. Non posso non farvi due domande a livello nazionale. Sì. Due parole sull'Italicum e sull'Expo di Milano. Allora, Italicum incostituzionale, semplicemente si sta andando verso la decisione di fare una dittatura in Italia, la dittatura del partito di maggioranza. E allora, qui, a parte tutti i discorsi che possono riguardare Renzi o non Renzi, il problema è fare una legge che domani mi arriva un pazzo al governo e riesce a prendere questa maggioranza, questo premio di maggioranza, al potere in Italia. La nostra Costituzione ci ha difeso, il nostro sistema ci ha difeso fino adesso da questo, perché c'era un bilanciamento dei poteri. Renzi non vuole tutto questo, vuole sfruttare la situazione favorevole di questo momento del PD. Il problema è che noi siamo veramente spaventati non per il Movimento 5 Stelle, ma per la democrazia italiana. Su Expo diciamo che si commenta da solo, è la manifestazione che parla di buoni principi, perché nei contenuti ci troviamo anche d'accordo, però è stata concepita con vecchi criteri, quindi di appalti e di grandi lavori e di corruzione, e assolutamente non per il cibo, per i piccoli contadini, per la biodiversità, ma spinge solamente le multinazionali del cibo. Noi abbiamo deciso invece che quei soldi sarebbero andati meglio spesi per un reddito di cittadinanza che avrebbe dato dignità sul lavoro a tutti gli italiani, mentre questo governo probabilmente preferisce spendere per appalti su appalti delle loro cooperative e amici. Due comuni su tre sono nei dintorni della Malpensa. Mi dica due parole su questa situazione.
Nel senso che due comuni su tre confinano con la Malpensa, quindi ne derivano problemi. Sì. Guardi, io non sono eletto in questa zona, onestamente io non conosco i problemi specifici di Somma Lombardo, quindi so che in questa zona c'è questo problema, so anche che è successo in passato che sono stati scoperchiati dei tetti nell'immediata vicinanza, quindi questo ne sono al corrente. Certamente è un problema importante. Tra l'altro Malpensa, ricordiamolo, che è la grossa speculazione della Lega, che per comprare voti nel Varesotto ha voluto a tutti i costi questo grande hub, che poi non è servito a nulla, è stato portato via tutto il lavoro che doveva arrivare a Malpensa, è stato rimandato a Roma. Quindi noi abbiamo adesso Malpensa e Linate che si spartiscono e lottano, due aeroporti degni di questo nome sullo stesso territorio per nulla, e stanno sfruttando Malpensa per cercare di costruire strade di collegamento, tipo la tangenziale Ovest Milano, che sarebbe il controaltare della TEM. Vogliono anche fare questo progetto dicendo che i comuni come Albairate, Abbiategrasso hanno bisogno di essere collegati a Malpensa. Niente di più sbagliato, si vuole il collegamento con Milano, si vogliono collegamenti pendolari. Di Malpensa non c'è tutto questo bisogno, Malpensa va ridimensionato e va rivalutato all'interno del contesto milanese. Bisogna decidere Linate, Malpensa e qual è il futuro dell'aviazione italiana. Noi vogliamo veramente essere attori all'interno di questo sistema, oppure vogliamo fare un hub che poi svendiamo alle compagnie estere, perché poi non siamo più in grado, perché anche all'Italia ce la siamo mangiata sempre con la politica, perché è sempre la politica che ha fatto fallire le grandi aziende di Stato. Ultima domanda, si andrà a elezioni o questa legislatura arriverà a fine corsa al 2018? Questo in realtà non lo può dire nessuno, non lo sa nessuno. La nostra impressione è che questo governo andrà avanti ancora per un po', perché adesso ha approvato l'Italicum, hanno comunque... ogni giorno si vedono degli spostamenti da parte di partiti, da parte di SEL verso il PD, insomma da parte di altri partiti verso il PD, quindi sicuramente è un governo che in questo momento ha la maggioranza nel Parlamento, quindi la nostra possibilità all'interno, che è quella di fare un'opposizione forte e decisa, la forza dei numeri della maggioranza riesce a contrastarla in questo momento, però al momento non credo che si andrà a elezioni, onestamente, quindi perché penso che sia per loro anche un momento, loro sanno che non ritorneranno probabilmente dentro le istituzioni, noi vediamo un grosso attaccamento alla poltrona. In particolare sono molto ricattati e ricattabili in questo momento, perché ancora non essendo passata la metà del mandato, se andassero a casa adesso perderebbero il famoso vitalizio, quindi il vitalizio sarebbe la pensione, insomma, a fine mandato, e quindi in questo momento sono particolarmente attaccati, ma in realtà lo saranno molti anche dopo, perché appunto ci sono intere fasce di deputati che sanno che non rientreranno mai. Quindi temiamo che l'attaccamento sia ancora molto molto forte, insomma. Ed è un buon collante politico. Io vi ringrazio. Grazie a voi.